Regione Sicilia sembra andare incontro a un'ennesima crisi. Ecco, qual è la sua idea, la sua visione di cosa succederà nei prossimi mesi? Ma oggi c'è stata una direzione del partito regionale abbastanza netta. Penso che il presidente Crocetta ha una grande responsabilità, quella di capire e valutare se ci sono le condizioni per andare avanti. Sa di avere il PD al suo fianco e di avere soprattutto il governo nazionale al suo fianco con gli ultimi provvedimenti in materia di acqua, in materia di strade e in materia di risorse che sono state date al governo regionale. Tocca adesso al presidente Crocetta capire se può andare avanti, se ci sono le condizioni e eventualmente non perdere più tempo a uscire dalla politica messa sui giornali e andare sulle cose Ecco, l'uscita dell'assessore Borsellino per il PD cosa ha voluto significare? concrete. Ma sicuramente Lucia Borsellino è un nome importante di questo governo regionale, appartiene ad una famiglia con una tradizione di civismo importante per questa regione. È stato forse il segnale più forte di richiamo al presidente Crocetta in quello che dicevo prima, cioè capire se ci sono ancora le condizioni per andare avanti. Lucia Borsellino per il PD, ma non solo per il PD, è comunque un punto di riferimento notevole. Si parla di un'alleanza in prospettiva tra Partito Democratico e UDC. Qual è la sua idea su questa ipotesi? Ma il Partito Democratico e l'UDC già sono al governo insieme nazionale, al governo regionale, quindi non ci vedrei nulla di strano. Ovviamente sono percorsi che vanno costruiti. Io non credo minimamente alla politica fatta in laboratorio, nell'alchimia delle alleanze, delle sigle fatte a tavolino. E poi va a calare nei territori, cioè da vedere se ci sono le possibilità, i margini, gli interessi che si portano avanti, il disegno complessivo. Nessuna preclusione, ma neanche un automatismo. Chi sarà il prossimo presidente della Regione Sicilia? Ma non ci sono le elezioni in vista, figuriamoci sulle candidature al presidente. Sicuramente il Partito Democratico e il centro-sinistra saranno in campo. Grazie.